Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. 1. Romina Power Shock, schiaffo a Loredana Lecciso. Non mi arrendo, Albano è ancora innamorato di me, fan sotto shock. Albano Carrisi e Romina Power fanno ancora sognare i telespettatori italiani. Tutti sono convinti che il loro amore non è mai finito e a nulla servono le parole del cantante, attualmente interessato a salvaguardare il rapporto con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Partiamo dall'inizio. I due si conoscono giovanissimi, lavorando insieme per un musicarello, un genere di film molto in voga negli anni 60. Lei è figlia d'arte. Americana, bella, suo padre è Tyrion Power, famosissimo attore sex symbol di quel periodo. Lui è partito dalla Puglia, per cercare il successo. Semplice ragazzo di campagna, ma con una voce incredibile, conquista sin dal primo momento la bella Romina Power. Tra i due nasce una storia d'amore che riempirà i giornali di gossip. Il pubblico ne è innamorato, non solo della loro presenza scenica, ma anche della loro vita privata. Albano e la sua fidanzata appaiono sempre al meglio, la coppia perfetta. Arriva il matrimonio, quindi quattro figli avuti insieme, Ilenia, Yari, Cristella e Romina Junior. I due superano indenni gli anni 70 e entrano senza problemi negli anni del consumismo, gli 80, conservando sempre la loro immagine di coppia perfetta. Le fotografie di famiglia li ritraggono insieme alla loro numerosa prole sempre felici e sorridenti. Poi, la tragedia. È nel 1993 che scompare in America la loro primogenita, Ilenia. Un caso che ancora oggi affascina gli amanti del mistero. La ragazza, infatti, non è mai stata ritrovata, e c'è chi pensa ancora che sia viva. Romina Power stessa non ha mai rinunciato a cercarla, correndo nella sua terra natia nella speranza di ritrovarla. Dall'altro lato, invece, un Albano sconfitto cercava il modo per accettare la perdita, convinto che la sua amata figlia fosse invece morta. La splendida coppia non è riuscita a superare la tragedia insieme. Le divergenze di pensiero li hanno separati definitivamente. È stata Romina Power, secondo alcune dichiarazioni di Albano, a decidere di porre fine al matrimonio. Un fallimento per il cantante di Cellino San Marco, molto legato alla famiglia e ai tradizionali valori del Sud Italia. Il tempo è passato, e lui si è rifatto una vita con una bella e appariscente showgirl, Loredana Lecciso. Con lei sta da 21 anni e con lei ha avuto altri due figli. Ma oggi il passato è tornato a bussare alla sua porta. Romina Power è nuovamente in Italia e sembra pronta a riprendersi il suo amore. In più di un'intervista ha dichiarato che sarà sempre innamorata di Albano. Non solo, si è detta convinta che anche lui provi lo stesso. Parole le sue che hanno fatto sognare il pubblico italiano, convinto che tra i due scoppierà la scintilla. Intanto, sono tornati a calcare insieme i palcoscenici. Il cantante insiste nel confermare la sua relazione con la Lecciso. Ha scelto la sua vita nel 1996, ha affermato in un'intervista. Ma sono in molti a non credere alle sue parole. Come andrà a finire questo triangolo amoroso? 2. Temptation Island, lite tra Manuela e Luciano. Adesso piovono critiche. La coppia sbocciata nell'ultima edizione del reality innesca le polemiche e le critiche. Manuela Carriero e Luciano Punzo, arriva la prima litigata di coppia. A riferirlo sono stati i diretti interessati, protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Lui, nel ruolo di tentatore,
Lei al fianco di Stefano Sirena, piantato in tronco al falò di confronto, a cui ha fatto seguito l'inizio della relazione proprio con Punzo. Una relazione dal sapore favolistico, dove tutto sembrava perfetto, la Carriero ha persino pronunciato la parola matrimonio. Fatto sta che nelle ultime ore Luciano e Manuela hanno avuto a che dire. Nulla di strano, d'altra parte. I battibecchi in un rapporto sono la normalità. Eppure, proprio per via della loro lite sbandierata, si sono attirati non poche critiche. Scusate l'assenza, ma anche noi litighiamo. Così Luciano in una stories che lui stesso ha postato su Instagram, in cui si è immortalato con la fidanzata, riprendendosi mentre era intento a discutere. Subito dopo, però, ha pubblicato un bacio di fuoco, che è seguito allo scambio di opinioni con l'ex di Stefano Sirena. Il tutto confezionato con un tappeto musicale smielato e romanticissimo. Cosa c'è di strano? Perché sono piovute critiche? Perché secondo alcuni, a onor del vero non pochi, i due piccioncini stanno un poco calcando la mano mediaticamente. Insomma, sembra che stiano imbastendo, almeno sui social, una sorta di soap opera. Quel che non torna, oppure che sembra tornare come, ognuno si faccia il proprio pensiero, è che Manuela e Luciano a volte, pare che strizzino un po' troppo l'occhio al gossip. Chi li attacca sostiene che va bene l'amore, va bene volersi bene, va bene mostrare la propria gaiezza sui social ma anche un po' meno. Perché il rischio di diventare scontati e di passare come personaggi in cerca di visibilità mediatica a tutti i costi è dietro l'angolo. In riferimento all'episodio della lite, non sono pochi coloro che si sono domandati per quale motivo sia stata sbandierata la frizione e subito dopo sia stato fatto vedere un bacio passionale. A chi giova? Piccolo consiglio per i due piccioncini. Attenzione, perché a giocare troppo con il gossip, alla fine, si rischia di rimanere scottati. 3. Anticipazioni una vita, Annabel tradisce Camino e svela il triste segreto. La giovane Pasamar scopre finalmente cosa sta nascondendo il defunto e ne parla, ingenuamente, con la figlia di Marcos, la quale fa esplodere il caos. Come si poteva già immaginare, il matrimonio di Camino e il defunto non procede a gonfie vele. Le anticipazioni di una vita segnalano che, sin da subito, si percepisce un'aria tesa tra i due neoconiugi. Felice cerca di portare serenità nella giovane coppia, ma senza ottenere il risultato sperato. La situazione si complica quando da Cachas arriva la lieta notizia sulla gravidanza di Cinta. La giovane Dominguez, insieme a Emilio, annuncia di essere incinta, inviando una lettera dall'Argentina. Tutti sono felici per la dolce attesa, ma felice a questo punto sprona Camino il defunto a mettere su famiglia. Questa sua richiesta irrigidisce il marchesino, che sembra non avere alcuna intenzione di lasciarsi andare alla passione con sua moglie. Non che la cosa le dispiaccia visto che il suo cuore batte per Maite, ma Camino si insospettisce quando nota che suo marito non è intenzionato ad avere dei contatti fisici con lei. Pertanto, cerca delle spiegazioni e capisce che le sta nascondendo qualcosa di davvero importante. Intanto, la giovane Pasamar instaura un'amicizia con Annabel, la figlia di Marcos. Felicia, vedendo le due in sintonia, inizia a ribellarsi. La ristoratrice appare sconfortata quando nota che Camino si sta legando ad Annabel e teme che tra le due possa esserci qualcosa che va oltre una semplice amicizia. Il defunto chiede pazienza alla Pasamar, la quale soffre perché non riesce a capirlo. Ed ecco che finalmente il marchesino decide di parlare a cuore aperto con Camino. Quando ha combattuto in guerra, ha riportato delle gravi ferite, che gli hanno causato un problema, è diventato impotente. Questo è il motivo per cui il defunto non fa l'amore con Camino. Una svolta scoperta la verità, la giovane Pasamara appare sconvolta.
non ha intenzione di ripudiarlo, anzi gli mostra tutto il suo sostegno. Nonostante ciò, le anticipazioni di una vita fanno sapere che la situazione si complica ulteriormente. Il defunto interpreta male il supporto di Camino, che subito dopo lo respinge bruscamente. Il marchesino appare davvero adirato e la figlia di Felicia sembra intenzione a svelare questo grande segreto alla sua nuova amica. Ebbene sì, l'ingenua Camino si confida con Annabella, cui rivela cosa nasconde il defunto. La giovane Pasamar è affranta e cerca consolazione nella lettera che ha ricevuto da Maite. Il defunto la scopre e ammette di averla sposata, pur sapendo della sua storia d'amore con la pittrice parigina. Camino perde le staffe di fronte a questa confessione, ma in pubblico entrambi fingono che tutto procede bene tra loro. Annabelle, quando vede la sua amica fingere di essere felice con il defunto di fronte a tutti, esplode. Ed è a questo punto che la figlia di Marcos svela il triste segreto del marchesino. In questo modo, tradisce chiaramente la fiducia di Camino, che mai si sarebbe aspettata tutto questo. Dalle anticipazioni è possibile comprendere che il gesto di Annabelle porta inevitabilmente a delle terribili conseguenze. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.